Bella, regà, allora sono tornato a casa, ho pensato di fare subito questo voiceover così che non mi dimentico delle cose che volevo dirvi. Oggi vi parlo di come aumentare la forza sulla panca piana. So che alcuni di voi vogliono aumentare la forza e aumentare l'ipertrofia usando la panca piana, che è uno dei movimenti composti più importanti proprio perché coinvolge il petto, sì, ma anche le spalle, i tricipiti, l'addome, le gambe fino a un certo punto perché dovete creare una condizione stabile. Quindi voglio darvi consigli per aumentare la panca piana e come ho fatto io ad aumentarla dal livello principiante, direi ad un livello intermedio. I consigli che vi do in questo voiceover, come detto, sono per intermedi sicuramente. Se siete proprio principianti principianti, allora vi consiglio un approccio più lineare. Se siete dei principianti già però in fase un pochino più avanzata, magari già da un anno che vi allenate, entrate nella fase intermedia, questi sono dei consigli ottimi da usare. Per prima cosa, è un movimento composto. Se volete aumentare la panca piana, deve essere il vostro primo movimento in palestra e io direi di colpirlo almeno 2 volte a settimana di frequenza. Potete anche spingervi fino a 3 volte a settimana, ma diciamo che magari non avete così tanto tempo, volete allenare anche gli altri gruppi muscolari, io vi consiglio frequenze di 2 volte a settimana. Per quale motivo non semplicemente una volta? Perché penso che se vi allenate solamente una volta con la panca piana, esiste questo concetto di specificità, ovvero voi più allenate un certo movimento, più diventate efficienti a reclutare le fibre muscolari e a eseguire questo movimento. Quindi, secondo me, una volta a settimana in monofrequenza passa troppo lasso di tempo in cui non allenate la panca piana. Quindi, meglio 2 volte a settimana, magari di distaccati da 2 o 3 giorni. Quindi, che ne so, allenate panca piana lunedì e allenate panca piana di nuovo il giovedì. Primo movimento. Dividiamo le 2 sedute. Nella prima seduta facciamo una seduta più di forza, improntata con intensità alte e ripetizioni, magari tra le 4 e 6 ripetizioni. Vi consiglio nella prima sessione di fare 3 serie di panca, dopo le serie di avvicinamento ovviamente, quindi vi riscaldate per bene, poi fate 1, 2, 3 serie di avvicinamento e poi iniziate con 3 serie principali di lavoro e fate tra le 4 e le 6 ripetizioni. Non arrivate al fallimento, spingetevi sempre, ma provate a rimanere, a non usare uno spotter e a non arrivare al cedimento completo, quindi non volete che a metà ripetizione fallite e torna indietro, no, vi fermate la ripetizione prima. Fate questo nella prima giornata con 2 o 3 minuti di recupero tra ogni serie. Questo è il primo movimento. Poi come secondo movimento, se volete potete fare, scegliete voi, o dei manubri, 2 serie da 6-8 ripetizioni con 2 minuti di recupero. Oppure fate dei cable chest flies, anche lì 2 serie, questa volta 10-12 ripetizioni con 1 o 2 minuti di recupero. Quindi voi fate il primo movimento che è la panca e poi passate ad un secondo movimento che è o i manubri perché allena lo stesso pattern, capito? Quindi vi aiuta con la panca piana. Oppure fate i chest flies e fate solamente questo nella prima seduta. Quindi 5 serie in totale per il petto, 5 serie in cui lavorate. Quindi fate 3 con la panca piana e 2 scegliete voi o i manubri o i chest flies. Nella seconda seduta che cosa fate? Sempre queste 5 serie, però questa volta le ripetizioni. Nella prima 3 fate sempre panca piana, fate un recupero di 2-3 minuti tra ogni serie e però fate dalle 8 alle 10 ripetizioni. Quindi il carico è un attimino diminuito, le ripetizioni un attimino più avanti. E questa è una sorta di daily undulating periodization che è stato dimostrato dalla ricerca scientifica che per lifter intermedi molto probabilmente aiuta a diventare più forti e aiuta con l'ipertrofia. Quindi invece di allenarvi sempre con lo stesso carico, fate la seduta di forza e poi la seduta di ipertrofia. Fate 3 serie in cui 8-10 ripetizioni e poi dopo fate 2 serie, anche lì scegliete voi se volete fare manubri o cable chest flies. Fate i manubri, fate 10-12, fate 2 serie da 10-12 con 2 minuti di recupero. Se scegliete i cable flies fate 2 serie da 12-15 con 1 o 2 minuti di recupero. Basta, non fate nient'altro per il petto, fate solo 5 serie nella prima, 5 serie nella seconda seduta e queste sono 10 serie allenanti a settimana. Potete pensare, ma è pochissimo, non cresco, non faccio. Vedete, vi assicuro, provateci. Partite da zero, partite con un carico che voi riuscite a fare nella prima seduta per 4-6 ripetizioni, nella seconda per 8-10 ripetizioni, lo stesso carico per ogni serie, fate queste 5 serie, magari vi sentite belli freschi, ma poi giovedì riuscite di nuovo ad avere una massima intensità ed andare al massimo, poi recuperate e lunedì dopo vedrete che riuscirete ad aumentare un pochino più il carico se non vi spingete sempre al fallimento. Quindi basta fallimento, fate queste cose che vi ho detto. Se pensate, ok, dopo 2 o 3 settimane io vi assicuro che inizierete a progredire sulla panca piana, a una certa magari dite, ma sai cosa, io penso che posso fare più volume. E allora lì è quando aumentate di una serie
sulla panca piana oppure una serie sul secondo movimento principale. Non aumentate subito di 2-3 serie perché pensate che potete fare di più, non siete abbastanza stanchi. Fidatevi di questo processo, aumentate di una serie col passare del tempo, vedete se effettivamente riuscite a recuperare, magari non riuscite più a progredire, quindi dovete togliere quella serie, invece riuscite a progredire ancora più rapidamente, ottimo, e fate in questo modo. Quando è che fate un deload week, quindi quando è che voi dovete abbassare il carico? E qua entra il concetto di autoregolazione, che è una cosa che sto facendo io e soprattutto per intermedi, perché da principianti non sapete bene che cos'è l'autoregolazione, ma se siete intermedi dovete fare l'autoregolazione. Cosa vuol dire? Se voi una volta entrate in palestra, metti che siete belli stanchi, non avete dormito di meno, siete un po' stressati, quindi automaticamente riuscite a fare meno volume in palestra, e così purtroppo tutti questi fattori esterni vanno a influenzare tantissimo anche la palestra. Quindi metti che voi in una giornata siete stanchi, mettete che ne so 20 kg al lato e in teoria riuscivate sempre ad allenarvi con 30 kg al lato e fare 8-10 ripetizioni, metti. Voi però entrate in palestra, mettete 20 kg al lato, le vostre serie di riscaldamento, diciamo, e vedete che non riuscite a sollevare abbastanza peso, ok? Quindi mettete 20 kg al lato, già questo peso è pesante. Non riuscite, già semplicemente pensare che potete fare 30 kg al lato, non lo so, vi volete uccidere piuttosto. In queste giornate qua, è qui che entra l'autoregolazione. Quindi invece di spingervi e spingere il vostro corpo a fare di più e molto probabilmente arrivare in overtraining e poi dormire male quella sera, queste cose qua, voi tenete i 20 kg al lato, ok? Fate esattamente le stesse serie, quindi le 3 serie da 8-10 ripetizioni con lo stesso recupero, con i 20 kg al lato, ma vi concentrate sulla forma, vi concentrate sull'esplosività, vi concentrate quindi col carico minore a fare lo stesso identico tipo di lavoro, però l'intensità è minore, però voi vi concentrate su altri fattori che sono appunto l'esplosività, la forma corretta, provate a sentire la contrazione. Questo è autoregolazione per il petto e soprattutto per la panca piana. Questo è come vi consiglio. Poi, come vi ho detto, 10 serie allenate a settimana per il petto dovrebbero essere un ottimo range per riuscire a progredire. Se voi pensate che potete fare di più, aumentate il volume. Magari se non fate nient'altro, siete d'estate, non avete nessuna preoccupazione, siete in surplus calorico, allora magari le serie le potete aumentare un pochino. Se invece siete studenti, avete gli esami, siete in deficit calorico per l'estate, siete stressati perché è successo qualcosa in famiglia, non avete dormito bene, allora lì magari riducete ancora le serie. Quindi questa è l'autoregolazione per quanto riguarda il volume. Questi sono i miei consigli se voi volete aumentare la vostra panca piana. Iniziate così, queste due sedute ben distinte, e io vi assicuro che inizierete a fare dei progressi. Magari pensate che sia pochissimo volume per il petto, ma se voi riuscite ad applicare il sovraccarico progressivo è quello che vi porterà la crescita muscolare. Quindi questa è una cosa chiave, dovete capirlo. In palestra c'è tanta gente che pompa, anch'io pompavo all'inizio e pensavo, ah vedi qua che pump. Ragazzi, se voi non riuscite a progredire con quella tensione meccanica sul muscolo, purtroppo non crescerete, vi verrà un bel pump, magari in palestra siete super pompati, ma non crescerete. Quindi voi dovete essere sicuri che tutte queste variabili sono controllate, sono impostate in maniera da farvi progredire col passare del tempo. Quindi questo è quello che vi consiglio. Se voi volete progredire con la panca piana, ecco la strategia. Io vi voglio ringraziare. Se voi pensate che sia un video che possa aiutare altra gente, mi raccomando, lasciateci un bel like, mi aiuta tantissimo. Condividete il video se volete condividerlo. Ovviamente, se volete essere seguiti, sapete che io faccio anche coaching. Non ne parlo tanto perché voglio tenerlo più piccolo, voglio tenere per chi veramente ha bisogno di una mano in più e vuole veramente portare al prossimo livello il fisico. Detto questo, vi ringrazio tantissimo, ci vediamo nel prossimo video. So how does it feel to let go?